Lighting il vibratore. Mi piace il vibratore lui. Nesbut. Siamo qua oggi riuniti per questa seconda recensione di uno sniper, alleluia, purtroppo che dovevamo fare tutti quanti nel giro di un'estate. Comunque ragazzi, siamo qua per recensire il nostro secondo fucile da cecchino di squadra. Abbiamo recensito il mio MSR, prima o poi recensiremo anche il mio USR, Ma quella è una chicca. Quella è una chicca, quindi una chicca, manca, e oggi siamo qua a recensire un fucile che si vede meno nei video, ma è presente. Ma è perché, ragazzi, il primo sniper della squadra in realtà è stato lui. Con un classico VSR 10. Però vabbè, comunque ragazzi, noi siamo qua a recensire. Allora, un Mauser SR Pro Tactical. Perché è un sniper. No, ci mancava, però ci stava. Per chi non sapesse che cazzo vuol dire un R96, non l'L, ma un R96. R di Roma. Roma. Cosa cambia? Dal grilletto indietro, cioè da parte dietro il calcio. E basta. Perfetto. Okay. Cari ragazzi, cominciamo subito. Comincio io la prima parte. No, lo tenga. Ma mi sta piacendo, ma che cosa tenga. Lei deve tenere. Se gliel'ho dato è per un motivo. Ok, scusa. Inizio. Ah, okay. Allora ragazzi, questo fucile è colossale, ok? E pesa un fottino, questo, ho detto tutto. Ed è in plastica. Volevo dirlo io che è pesantissimo. Ah, puoi dirlo anche dopo, non è un problema per me. È proprio... Vabbè. Ma comunque... Allora, vado io che è il mio e quindi so già più io le cose qui. Davvero? Sono solo presente. Comunque, allora, abbiamo detto che è in plastica. E vi chiederete perché pesa tipo già 4 kg. Tipo un MSR di DM. Cosa sta facendo? Sto toccando qua il pirulino del cecchino. Questo modello. Questo ha una sua funzione. Non so che la sua funzione, si appoggia sulla spalla. No, deve metterlo nel culo quando non sai cosa fare. Ah, ok. Stai aspettando il mico, sei lì camperato, cosa fai? Tu cominci con questa parte, poi puoi dire con questa, no? Allora, qui appena sotto al cilindro, al mega cilindrone che sappiamo tutti nei cecchini, c'è proprio un blocco di ferro che fa peso e ce n'è un altro nella grip. Pure qua. Vabbè, c'è questo già un altro pezzo di ferro, sì, comunque di metallo per fare altro peso. Questo perché? Per bilanciare il fucile. Perché sennò sarebbe una cagata. Esattamente, perché tutta la parte... Virite, stiamo facendo una recensione insieme, noi siamo un canale serio. Volevo montarti l'ottica. Ok, allora va bene. Mi immaginavo la livella che posso stare. Vabbè. Perché? Perché ovviamente, vedi cosa abbiamo qua, tutta la parte dell'autobar, il bipiede, cosa sono fatti in... Non è ABS rinforzato. Non lo so. Sembra... comunque in metallo, metallo. Avete capito che questa recensione sarà fatta da una persona, perché noi sappiamo un bel merito cazzo di questo fucile. E pensate, se tutto in metallo davanti e qua tutto plastica, BS, chiamate come volete, sarebbe tutto sbilanciato in avanti, cosa che un po' lo è lo stesso, però il peso è dato per bilanciarlo. E proprio per questo non compratelo mai. Allora, esattamente, io vi consiglio un'altra livella. È un'altra ottica. Ah, questo è meglio o costa una 3x9x1000? Ricca. Vedi gli uccellini allora, grossi così. Allora prendi la prima che cada, che costa troppo. Allora, in effetti pesa troppo. Io consiglio più un VSR che pesa nettamente meno. Perché poi alla fine le componenti interne sono molto simili. Però esteticamente a me piace più questo qua. Nativamente questo era tutto nero, l'ho pitturato io un po' di verde OD. Cosa vi arriva a casa?
andiamo direttamente nel succo. Oltre alla replica, attenzione, senza l'ottica. L'ottica la trovate solamente in America, se non sbaglio. Trovate, oltre alla replica, il bipiede, che è un classico bipiede che si può tirare via tramite questo pulsantino qua. Questo qua ha già preso un fortino. Già questo ve lo sbilancio in avanti, se lo tirate via è già un fucile già molto più bilanciato. Poi niente silenziatore, attenzione, abbiamo l'ottica quella da miliardi di euro. Ah no, quello no. Tutto tranne quello che dovevo. Allora, arriva a casa. Fucile con un solo caricatore. Di una scomodità imbarazzante. Non è vero. Allora, è il caricatore più figo della Madonna. Ma perché? È scomodissimo. Allora, ha una molla interna. Fa brutto. Ha una molla, quando è dentro è schiacciato così, ma quando è fuori ovviamente è così. Perché? Perché quando lo inserite dentro, ok? Basta pigiare questo robino qua e viene fuori tranquillamente. Invece col VSR dovete stare lì a madonnare come delle cagne. Sì, ovviamente, ma è più facile da ricaricare però. Ovviamente questo è in metallo, non è in plastica. È facilissimo da caricare invece, perché col BB Loader che vi danno anche... BB Loader non è quello! Ho già poca voce. No, quello è un occhio. Ti danno anche il beccuccio. Se tu, esatto, non sei capace di infilarlo così e tenere con un dito, in due secondi lo carichi questo coso. È vero che quando tu devi portare dietro una pistola che non ha il beccuccio per ricaricare, ti portati dietro due BB Loader per caricare due armi diverse. E compri più caricatori della pistola e sei a posto. Esatto, ma se uno non avesse la possibilità o dovesse portarsi dietro un fucile a spalla con caricatore monofilari, tu avresti tre armi, di cui due hanno un bel numero. Io penso, da cecchino vero, poche cose interessanti, questo è già un peso in più. Esatto, quello del BB Loader, che ovviamente devi star lì a tirar via per avere... Mi piace la ragione. No. Una sola piccola roba. Poi, come ho già detto, non c'è l'ottica. Il calcio è molto regolabile, molto bello, perché oltre ad avere il poggio a guancio che si può regolare in altezza, possiamo regolare anche il calcio per allungarlo ancora di più. Basta allentare un anello perché qua abbiamo due anelli, basta allentarne uno e incominciare a girare l'altro, qua ci sono due sedili sempre in metallo. Questo fondello... Intanto nella recensione vedrete distanza 20, 30, 40 metri di prova di tiro, esatto. Quindi date un'occhiata al fucile originale, e avevate cambiato soltanto la molla perché usciva decisamente overjoule all'inizio. Questo sì. Come ti dice Più o meno, adesso poi lo raccontiamo, finiamo esteticamente e poi andiamo internamente. Questa parte qua, che ovviamente inizialmente ve lo mettete nel culo, cioè cosa potete fare, potete regolarlo anche qua in altezza e potete tenerlo così come lo tengo io, cioè con il pirolino in basso, o se no anche metterlo al contrario per tenerlo dall'altra parte, ovviamente come per appoggiarsi. Io preferisco sotto. Poi ovviamente anche regolabile in altezza, adesso io l'ho tirato tutto giù, si può anche tirare tutto su o a metà. Il calcio veramente è molto regolabile, invece quello normale, l'L96, ha già meno regolazioni rispetto a questo qua. Come abbiamo detto, non c'è il silenziatore, quindi dovete comprarvi un adattatore, che ora il birri sperando che non tiri fuori il BB Loader. L'ha beccato, cazzo, l'ha beccato prima che tu ti dassi fuori. Dai, birri, tra due ore. Ciao, dai, stringiamo, cazzo. Allora, l'adattatore, attenzione, dovete comprare l'adattatore adatto. Adattatore adatto, incredibile. Per infilare cosa? Incredibile! Il silenziatore! Curiamo tre spastici. Questo silenziatore è particolare, viene dall'estero, che si può infilare dentro e poi è doppio. Oh, cioè, quindi hai un silenziatore più lungo, esteticamente più figo, ma in realtà il silenziatore è questo, silenziatore. Esatto, per non avere... Prima ce l'avevo così, che si infilava da qua, e avevo 1,40-1,45 di fucile. Era una roba... E già questo è 1,20 di fucile così. Sì, gli aggiungiamo altri 20 centimetri, andiamo 1,40. Quindi ho trovato questo qua dall'estero, che costicchia un po', però pesante, però lungo,
ma due particolarità e questo possiamo dirle noi due, perché noi siamo gli avversari, quindi noi sentiamo il rumore che esce dalla canna. Te lo dico anche senza sinistra. Anche sì, infatti lo so perfettamente. Venga. È uno decisamente preciso per essere un fucile out of the box. Un fucile? Un fucile. Tu ti ricordo che c'è stato un periodo che all'inizio, tempo fa, quando era un bello nuovo, esattamente, che facevamo le sfide io e lui, io come fucile ipermodificato, mentre dicevo io perché avevo fucile ipermodificato, e lui mai. Sono stato anche modesto, ho detto perché avevo fucile ipermodificato, non perché sono più bravo, perché per quello era normale, però vabbè, poi sono altri casi. Ecco. Era normale, però ragazzi, riusciva comunque a tenermi testa, io quando usavo questo fucile per diletto, per giocare così a cazzo, facciamo il cambio di fucile come si fa sempre, mi divertivo anche col suo, e il suo era originale, quindi capite che cazzarola spara decisamente bene. Sì. Inoltre è molto molto di base, poi lui ha fatto altre cose. Ovviamente, si fanno altre mille cose, ma tirato fuori dalla scatola, io me l'ha fatto un nostro amico, cioè un nostro amico che è anche venditore, l'ho comprato da lui e ha detto, oh Miguel, ho questo cecchino qua che è silenziosissimo. Così ecco, col suo, adesso ci ho messo questo che fa un po' di amplificatore, poi l'adattatore fa un po' di amplificatore. Col suo normale l'ha provato, oh faceva spluff. Cioè io ho detto no, non è vero, cioè. Vedete quando l'escremento cade completamente nel cesso e fa spluff. Mamma mia. Uguale. È ancora più silenzioso. Esattamente. È più silenzioso di quello, eh. È incredibile, ragazzi. Io e Billy cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo ovviamente messo alla perfezione il gruppo aria, dove proprio non esce neanche un filo d'aria dal cilindro. Abbiamo riempito la canna, tra la canna interna e la canna esterna, dei teflon e degli anelli con dei gatti morti, oltre a tenere ferma la canna che incide sulla precisione, anche di qualcosa di piccolissimo, ma incide, fa anche appunto che non fa una camera di risonanza e che il rumore esca esattamente dove deve uscire, cioè dallo spinifiamme. Comunque qua è una bella cassa abbastanza grossa per poter riempire di roba, Se poi gli mettiamo un silenziatore ben fatto, diventa ancora più silenzioso. Giuro, eravamo al nostro campo di panoramica, ero con la ghilli, ero per terra, c'avevamo l'erba alta, mi arriva, io gli ho sparato dai 40 metri, perché lui continuava a correre, no? Quindi non riuscivo a prenderlo bene. È arrivato, a un certo punto era sui 20 metri, non gli ho più sparato, è arrivato, e sparavo ad altra gente che era vicino a lui, è arrivato da me a 5 metri e non mi sentivo. Lo sto esagerando, non è che lo sto esagerando perché è sul giuro, fucile, 5 metri, me ne 5 metri. Male, anche perché forse anche meglio questo fucile, quindi vedo in potere. Però raga, veramente un ottimo fucile, sì. Veramente. Peccato. Con poco, pochissimo più. Cosa che riuscirei a fare pure io, 7 euro? Sono 7 euro e mezzo. Quanti zeri dopo, Non so. Ragazzi, guardate con delle cose basse. L'unica spesa che ho fatto con questo fucile è stato cambiare il gruppo di scatto. Ma non perché i componistiche interne del gruppo di scatto facevano schifo, anzi, sono bellissime, ce le ho ancora lì e le uso nel caso mi si rompano queste, ma solo i gusci. Stiamo parlando dei gusci del gruppo di scatto. Erano di plastica. Erano di plastica, quindi a furia di sparare, perché era una fase che usavo solo questo. Sì, mi ricordo. E non avevo fucili tipo l'APS, non ce l'avevo ancora. Sparavo solo con quello e pian piano poi si smolla qua, si rompe di qui e alla fine ha ceduto. Sì, ma non dopo un mese che lo usava, cioè era stato per 6, 7, 8 mesi. Sì, Ogni domenica sparando un botto di palline. Ogni giovedì sera con un capannone. Sì, E niente, mi si sono rotti solo il gusto, ma gli interni erano perfetti. Io l'ho comprato con 20 euro un gruppo di scatto della Well che è in acciaio di metallo e tiene da Dio. Ragazzi, avete visto le prove di tiro? Quindi avete visto che spara molto bene. Non avete sentito come spara? Purtroppo non avevo la possibilità di farvelo sentire. Sì. Quindi ragazzi, avete visto che in questa sessione io e ti siamo serviti tanto, effettivamente, perché ne siamo sempre molto. Beh, giustamente suo il fucile. Mi lasciamo parlare. Al tuo serro poi parlerai. Quindi ragazzi, il fucile è consigliato. Consigliato. Tranne per che cosa? Tranne per il peso. Peso.
peso. Finite la giocata. È un difetto più grosso. Che o vi fa male di schiena, o se non siete abituati vi fa male le braccia. Si sente dopo un po'. Poi ragazzi, a parità di potenza con un'arma elettrica molto più leggera, molto più meno leggera, avere un fucile così pesante è un handicap non indifferente. No. Quindi ragazzi, se vi piace cecchino, sinceramente, da VSR, amante del VSR, ma lo consiglio anche io il VSR. Perfetto. Quindi esteticamente, almeno a me piace più questo. Diciamo una cosa dell'overjowl che ci siamo dimenticati, sì, prima. Allora, il fucile arriva che non spara, almeno il mio non spara overjowl. Perché? No. Perché? Certo. No, perché nello spingi pallino internamente sì. non è liscio ma è filettato, perché dentro ci si può avvitare una valvolina, un riduttore, una valvolina che dimezza, e non sto parlando cazzata, dimezza, mi ricordo, 50% cronografato la potenza. Usciva 0,75 che come potenza è una delle più precise. Sì. Pallino non va a manetta ma è preciso, va molto lontano, tirando via quello fa 1,4. Perfetto, 1.040. Ma penso che sia stato nel boccato nel tuo, perché l'hai comprato da uno che comunque la sa. Esatto. Quindi potete tenerlo o tirarlo via, non dovete cambiare molla, niente. Basta, è troppo lunga. Ragazzi, comunque, mi raccomando, spulciate sulla pagina di Facebook, spulciate sulla pagina di YouTube, iscrivetevi, commentate da entrambe le parti. Stanno rubando il lavoro. Sì, basta, che sennò è troppo lungo, Miguel. Figa, dai, bravo. Lui non parla mai. Ragazzi, mi raccomando, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, fate tutte le solite cose che c'è da fare. Non mettete non mi piace, perché se mettete non mi piace questo qua vi infila. Vabbè, lasciamo stare, in bocca. Quindi ragazzi, deve essere tutto. Temme quasi, in descrizione sì, mettiamo sì, anche i gameplay di questo fucile. Ci sono. Oh, ci perché scatti. Ci sono. Devi essere così, non ci vuoi cercare io. Abbiamo giusto valore. Cari ragazzi, deve essere tutto. Sono uno dei primi, quindi. Da essere tutto. M pure. Non ho più voce, ho parlato troppo. T anche. Stay hungry. Stay biro. Vai, spagnolo la cosa. Sì, padroni. Bravo, padroni. Allora, non abbiamo detto prima che lo pap non è come il classico VSR con il robino da tirare qua di fianco, ma è molto più preciso, perché qua... Vada, ma che cosa sta facendo? Non lo so, vai. Ok, appena sopra alla levetta della leva per tirare fuori il caricatore, là in fondo abbiamo una brugolina, cioè abbiamo una vite da girare con una brugolina. Cosa significa questo? Che abbiamo molta più precisione e quando andiamo a giocare eventualmente un ramo non ci sposta l'up-up come in VSR. È un po' scomodo da arrivarci, questo è vero, però una volta che l'hai fissato non si muoverà mai più. Che bravo che sei. Quindi gli interni, diamo un voto agli interni. Ragazzi, io gli do 9. Gli do 9. Piccolo dettaglio, poi passo la parola al caro M, l'up-up. L'op-up che troviamo qui di serie è di tipo ICS o Ares, quindi conico, molto più facile da regolare di quelli standard che ti spacchi l'unghia, che sono murissimi di cemento, quindi tanta okay, roba. Hanno anche le tacchette appunto per regolare. Motore, signor motore, hai torque, mentre invece salviamo anche gli ingranaggi che sono di ottima qualità, anche la marca lo dice, acciaio rinforzato, il resto dei componenti consiglierei un cambio. Quindi un gruppo aria da revisionare. Ci abbiamo, a parte il cilindro che è anodizzato, tutto il resto in ABS rinforzato. Che poi rinforzato. Fa la differenza. Appena è...